inceneritore, ha proibito di fare un altro inceneritore, e grande conquista di questa città è stata, grazie a queste persone che ci lavorano, per la prima volta dopo 50 anni l'acqua è pubblica in questa città. E cazzo! Non c'era ancora il movimento, c'era un comico matto che girava, non c'era ancora niente, adesso c'è qualcosa di diverso, è nato come movimento, ma non è neanche più un movimento, è una cosa indescrivibile e non so cosa sia diventato. Siamo una comunità, non un movimento, una comunità. Io giro col camper, va bene, mi danno i formaggi, i salumi, le robe, poi vado dal distributore e mi fa il pieno, gli do 4 formaggi e 2 salumi, poi vado a dormire da chi mi invita, vado a mangiare dagli amici, è una cosa straordinaria. Ecco lo spirito che dovrebbe essere questa comunità, che è il nostro movimento, deve diventare l'Italia, una comunità in un momento di tragedia come questo. Se non ci diamo una mano uno con l'altro non ne usciamo più. Io sto girando tutta l'Italia, non ho mai visto una cosa così, non ho mai visto la Caritas andare a mangiare, non ci sono più gli extracomunitari, ci sono famiglie normali, di italiani normali, con lo sguardo basso. Ho visto i centri di tutte le città in Italia, arrivo dalla Sicilia, è uguale. Ho visto che si svuotano i centri, i negozi chiudono. A Firenze ha chiuso un cinese, mi ha detto aiutami, un cinese. Allora, io, ma vi giuro, sembra fantascienza. Un altro mi ha detto, vedi, se io avessi il lavoro, sciopererei. Cazzo, allora, stiamo farneticando, non c'è più niente, siamo in emergenza, dobbiamo darci una mano uno con l'altro, dobbiamo far sì che nessuno rimanga indietro, che nessuno si ammazzi perché perde il lavoro, perché lavora o perché cerca lavoro, è incredibile, ma per fare questo bisogna dare un segnale forte, anche con queste tecnologie. Noi adesso, oltre ad aver riempito questa piazza, ne stiamo riempendo un'altra virtuale, di quanto? Altri 4.600 persone ci seguono da tutto il mondo, tutti i nostri connazionali che ci seguono, e dobbiamo dare un segnale forte, e il segnale forte è che devono andarsene tutti a casa. Allora, questo è populismo, fatemi la cortesia. C'è, non l'avevo visto, c'è il TG3. Allora, se non per me, non fatelo per me. Allora, al mio 3 gridatemi populista, che ci tiene il TG3. Abbiate pazienza. 1, 2, 3, populista! Sì, ormai mi dicono qualsiasi cosa, dal nazismo al fascismo, che odio le donne, odio i gay. E oggi c'è sul giornale che io ho consigliato Al-Qaeda di bombardare il Parlamento. Ma vi rendete conto? Io non ho detto questo, io ho detto solo, è esattamente il contrario. Ho detto, dunque, dato che non c'è lo Stato, in un momento di vuoto politico, noi siamo entrati in guerra, di nuovo. Siamo entrati in guerra come supporto logistico ai bombardieri francesi per bombardare il Mali. Noi stiamo bombardando il Mali insieme, i francesi facciamo il supporto ai missili logistico, e i francesi vanno a bombardare i musulmani e i Tuareg, e noi facciamo il supporto. Io sono per la Costituzione, che devono imparare a memoria quelli che entreranno in Parlamento, e l'articolo 11 della Costituzione dice che noi non andiamo a fare guerrette così per fare un piacere agli amici, noi siamo un popolo di pace, dice questo. Noi aberriamo la guerra in tutte le sue manifestazioni, non andare a fare la logistica dei missili, a sparati sui Tuareg e sui musulmani. E ho detto, adesso aiutiamo quelli che sparano sui musulmani, vuoi vedere che se Al-Qaeda fa un attentato in Italia, con chi ce la dobbiamo prendere? Io adesso, dato che siamo in Eurovisione, dico, il popolo italiano è contro questa roba qua, noi non vogliamo essere soci di nessuno che bombarda, ho detto questo. Però se i missili francesi, che noi dobbiamo dirigere, devono bombardare qualcuno, allora gli diamo noi il punto del GPS preciso, che è 41 gradi, 54 primi, latitudine nord, e 12 gradi, 28 primi, longitudine est, e un pochino più a sud di Reggio Emilia, e in centro, combinazione alla capitale, e combinazione d'arco che è chirurgico, si bombarderà un edificio che non serve più a niente in Italia, il Parlamento italiano. Ora dimmi te. Allora,
Noi siamo questo. In un momento così, in un momento così, si va in guerra così, lo devi sapere da Bruno Vespa. Allora, in un momento così, questi qui vanno in televisione a dire questo qui, e ci crede magari la gente. Uno mi ha detto, una televisione qua, non so chi sia, una roba indegna, mi ha detto, ma scusa, ma cosa dici di Berlusconi che va e promette la restituzione dell'IMU? Beh, ci ho detto, cosa vuoi che ti dica? Cioè, se uno ci crede, ma in Italia non bisogna spaventarsi e stupirsi di nulla. C'è gente che crede che Mastronindo esca dalla lavatrice e pulisca. Ora, se uno crede a Mastronindo, crede a Berlusconi. Allora, voglio dire, vanno lì a dire come riparare i danni che hanno fatto loro. Hanno questa faccia di bronzo. Devono andarsene tutti, ma prima di andarsene, un momento, prima di andare via, noi abbiamo diritto a una piccola soddisfazione, una piccola indagine fiscale sui loro compensi, come hanno fatto il redditometro su di noi, noi facciamo il politometro su di loro. Abbiamo il sé, no, abbiamo, sono tutti ingegneri informatici qua, è un software, incroci quattro dati, è semplice. Primo dato, patrimonio del politico quando è entrato in politica, patrimonio del politico quando uscirà dalla politica, e tutto quello che c'è stato in mezzo, se non sarà questa parola terrificante, insieme, congruo, quando te lo dicono all'ufficio delle imposte, lei è congruo. Va bene, se loro non saranno, loro dovranno essere congrui, perché se non sono congrui, noi prendiamo, mandiamo un nostro IBAN e tutti i beni, immobili, grattacieli, palazzi, loft, uffici, torneranno alla comunità come devono tornare, perché non pensino di cavarsela così, non pensino di cavarsela così. E allora, in un momento di questi strani, succede qualsiasi cosa in Italia, il più grande scandalo finanziario della storia della Repubblica. Sapete che io non sono adesso, perché sono in campagna elettorale, che vi dico queste cose, ma io non sono venuto a chiedervi il voto, io vi dico quello che facevo prima del movimento, andavo a dire alle platee di tutta Italia, nei palazzetti e nelle piazze, che la Parmalat era fallita 2 anni prima, se vi ricordate, e non c'era giornalista che gli facesse un pezzettino di TG a dirlo, perché avrebbero salvato 30.000 famiglie, il risparmio di 30.000 famiglie. Io lo dicevo perché ero libero di dirlo, non perché sapevo qualcosa in più. E lo stesso, andavo alla Telecom, compravo 2 azioni della Telecom, se vi ricordate, andavo a dire a Tronchetti Provera, sei un ladro perché hai portato via 120 milioni di euro e hai messo sulla strada 30.000 persone. E adesso il nostro movimento metterà in gioco una cosa meravigliosa, secondo me, la forbice tra amministratore delegato e impiegato. Adesso è di 1 a 400, 500, 600 volte l'amministratore delegato guadagna il proprio impiegato. Allora faremo la forbice 1 a 12. Non puoi guadagnare più di 12 volte lo stipendio massimo del tuo impiegato. Fine. Allora lo mettiamo. Allora, una settimana fa cosa faccio? Ero in tournée, per modo di dire, faccio 3 o 4 comizi, cioè non so dove trovo la forza, ma la forza perché è un sogno meraviglioso che io ho avuto ed è condiviso da milioni di persone, ma voi non vedete la vostra faccia, cari amici, non vedete i vostri occhi. 2 anni fa, l'anno scorso, quando venivo qua, erano occhi spenti, non ci credevate, ora sono accesi, avete capito che questo è un treno da prendere e veramente li mandiamo a casa tutti. Allora è diverso. Bene, 7 giorni fa alle 6 del mattino vado a fare la coda, compro 2 azioni del Monte dei Paschi, vado lì alle 6 perché devi andare prima a parlare, chi arriva prima parla. Allora vado lì, mi compro 2 azioni e vado dentro e comincio a vedere gli impiegati con gli occhi gonfi, perché sanno che 4.000 andranno a casa entro pochissimo. Impiegati che piangevano perché il loro TFR, il trattamento di fine rapporto, l'avevano investito nella loro azienda, pagando 5 euro ad azione, adesso le azioni valgono 0,22, carta straccia. Poi entro i piccoli azionisti con gli occhi gonfi anche loro, perché hanno perso i loro risparmi. Gli unici normali era il consiglio di amministrazione. E io sono andato lì a dire, avete spolpato una delle più antiche banche del mondo, forse la più antica. Avete portato via beni che non vi appartenevano, erano dei toscani, dei senesi. Hanno spolpato tutto, nel 95 decidono di fare una fondazione, dentro la fondazione
vengono nominati dalla provincia, dalla regione, dal comune, il 99%, tutti del DS e dei PD. Vanno dentro, prendono questa roba che non era loro e la mettono nel libero mercato. Il libero mercato in mano agli squali. Entrano Caltagirone, entrano Gnutti, prendono beni incommensurabili, palazzi, terre, tenute, casse di risparmio, qualsiasi cosa, e sparisce tutto. Sparisce tutto e infine, alla fine, cosa fanno? Comprano una banca, l'Anton Veneta, per andare quindi ramificazioni in Veneto con la Lega, la comprano, aveva un valore di 3 miliardi, la comprano a 10 miliardi e rilevano con quella banca lì anche 7 miliardi di debito, quindi 10 meno 3, 7, più 7 di debito, 14. Io davanti a Profumo, chiamano Profumo a fare il casino, Profumo che ha vissuto di... Profumo, sì, ma te lo dico. No, aspetta, io quando ero lì, dico 14, mi sono mantenuto basso, hai ragione. Aspetta, questo qui che ha vissuto di pane e PD per tutta la vita, mi dice 14? Io dico, c'è un buco di 14 miliardi. E Profumo fa, buco? Buco di tua sorella non è un buco, no, è una minusvalenza. Ecco di nuovo la truffa delle... Non è, è una minusvalenza. Ora si viene a sapere che con le tangenti da miliardi che transitavano attraverso Londra, il buco non è 14, è 21 miliardi, 42 mila miliardi delle vecchie lire, il doppio della Parma, il più grande scandalo finanziario di questo paese, e mi vogliono dire che i vertici non sapevano, non sapeva nessuno. E adesso Napolitano dice bisognerebbe attuare la privacy. Io voglio i nomi e i cognomi di chi ha rubato un patrimonio all'italiano. Altro che privacy. Ma abbiate pazienza. E ora capiamo anche perché questa opposizione che ha fatto finta per anni, perché io non ce l'ho col PC, io provengo da una famiglia di socialisti, alla Nenni, alla Pertini, il PC, quelli che hanno fatto la guerra e la resistenza, questo non ha niente a che vedere con la sinistra, Dio mio, hanno spolpato il paese insieme a Berlusconi, insieme, e capisci perché non sono andati a votare lo scudo fiscale, perché se andavano a votare cadeva il governo Berlusconi e facevano un'opera straordinaria, ma non potevano, perché anche loro avevano i soldi da lì e si vede, arrivano e li ripuliscono col 5%, a te ti fanno chiudere col 60% di tasse, loro si ripuliscono i soldi col 5%. La prima cosa che faremo è rendere i nomi e cognomi pubblici di chi ha usato lo scudo fiscale, che è la più grande legge e vergogna di questo paese. Altro che privacy, ma stiamo scherzando? Ma signore, ma è buon senso, è buon senso. Ora io grido un po' e mi scuso con le signore di una certa età che sono spaventate. Io sono buono, signora, mi creda, ma è veramente una roba incredibile. Mentre siamo qua, la prima cosa che bisogna fare è un'emergenza, nessuno deve rimanere indietro, subito in emergenza entriamo dentro e facciamo le cose, facciamo un reddito di cittadinanza in modo che la gente possa sopravvivere almeno 2 o 3 anni. C'è in tutta Europa. Gargamella ha detto ci vogliono 100 miliardi, quello lì dà i redditi di cittadinanza e non so cosa dice, ci vogliono 100 miliardi. Il reddito di cittadinanza non lo dai a tutti, quelli che hanno già un lavoro non ce l'hanno, quelli che perdono il lavoro hanno diritto, perché col lavoro, il lavoro, questa parola che ha buttato nella disperazione questo paese, è una parola terrificante. Che cosa vuol dire il lavoro? Che cos'è il lavoro? Non può essere la parte della mia vita il lavoro. Il lavoro è una parte importante della mia vita, poi c'è altre cose, la mia famiglia, gli altri, leggere un libro. Non può essere tutta la vita il lavoro. Allora, lavoro che cos'è? Andare a estrarre carbone al Sulcis a 1200 euro al mese e morire di silicosi è lavoro? Fare studiare tuo figlio, tuo nipote, con i sacrifici, farlo laureare, il master del triennio di specialità, e poi viene qui e cosa fa? Va in un call center a 400 euro al mese, che ci vanno i figli della Fornero a fare quel lavoro lì. La Repubblica, l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro retribuito, non il lavoro, perché è vergognoso.
pericoloso. Con la Bekenstein firmano cose direttive che noi non ne sappiamo niente. La Bekenstein, e qui succedono, le cooperative danno, aziende danno in appalto, dell'appalto, del subappalto, del subappalto, e il lavoro sporco le fanno con la Bekenstein, magari le imprese rumene a metà prezzo. E vai in Romania, non lo fanno mica i rumeni, lo fanno i georgiani, ma te lo giuro, vai in Georgia, lo fanno i Tagikistan, vai nel Tagiki gli ucraini, vai in Ucraina il Bangladesh. È un livellamento verso il basso della dignità delle persone. Allora, che cosa tu non devi assumere qualsiasi lavoro ti arriva, se no diventi un frustrato. Ti diamo tempo, 3 anni, entriamo noi nel collocamento, i cittadini, con la rete, tutto trasparente, ti offriamo 3 lavori, se rifiuti ti togli tutto, va via il collocamento, come in tutta Europa, non c'è da noi e non c'è in Grecia. E allora, cos'è impossibile? Dove troviamo i soldi? Gargamella ha detto dove troviamo i soldi, te lo dico io dove troviamo i soldi, 3,5 miliardi dei rimborsi elettorali dei partiti, quelli lì ce li mettiamo lì, 3,5 miliardi subito, con effetto retroattivo. Allora ti dicono, ma la politica non si può fare, non si può fare senza soldi la politica. E noi? Noi che cosa abbiamo fatto, signora? In 3 anni, con i mezzi contro, con i titoli contro, con i giornali contro, senza chiedere un euro a nessuno, senza chiedere soldi, in 3 anni il Movimento 5 Stelle è diventato la prima forza politica del paese. È fantastico. Megalomane, non dovevo dire. Non, al mio 3, per favore, c'è anche canale 5, megalomane. Allora, al mio 3, 1, 2, 3, megalomane! Ma è fantastico. Sono tutte le televisioni del mondo che vengono a girare qua. Coreani, danesi, gli olandesi, i giapponesi, americani, BBC. Cosa c'è? Ho detto danesi, cosa succede? Non si sente? Gira un po' l'amplificazione. Dove sei, Walter? Ah, non va una cassa? Guarda un po', andata via una cassa. Riuscite? Vieni qua. Riesci a far capire anche agli udenti a segni quello che dico? Innanzitutto un applauso a lei, insegnante della lingua dei sordi. Brava. E un saluto ai sordi, si fa così, il saluto ai sordi. Adesso arriva un pochino meglio? Adesso stanno, il tecnico sta aggiustando, magari c'è qualcuno del PDL che si è avvicinato agli amplificatori? Ma è pazzesco! È pazzesco, signore, il PDL, non si parla più di antipolitica in televisione.